come vedete questo territorio è un territorio molto caratteristico perché si allunga tra quasi al confine con la zona metropolitana di Roma e poi nella parte del sud dove io lavoro, nell'area precisamente nell'area salute mentale area sud, confina con la Campania, il Molise e l'Abruzzo. E quindi c'è anche una caratteristica presenza di pazienti che per motivi lavorativi e per motivi anche di studio, visto che a Cassino, centro dove io lavoro, c'è una università, l'Università del Lazio Meridionale, quindi una presenza anche di giovani. Io con il mio incarico di esordi quindi intercetto molto più frequentemente questo tipo di popolazione. Ovviamente andrò velocissima, avranno già parlato i miei colleghi e i relatori precedenti della schizofrenia. Questa è appunto una slide che riassume un pochino quelle che sono le dimensioni della schizofrenia e che hanno al centro però l'impermo infunzionale e quello che è la progressione naturale della schizofrenia, che parte da una fase prodromica e preclinica e arriva poi a un primo episodio psicotico, una remissione, un secondo e un terzo e così via, e se non si interviene con un trattamento efficace naturalmente andiamo incontro a una progressione che va verso il declino cognitivo e funzionale. E parallelamente in questa vediamo pure il danno tessutale a livello del neuroanatomico e di neuroimaging che si produce sul cervello. Ecco perché è molto importante, come ha già detto precedentemente il professor Albert, intervenire in quella che tutti ormai chiamiamo finestra di opportunità, che è quella parte verde al centro, che è proprio l'età dell'adolescenza e la prima giovane età adulta, che è l'età che manifesta principalmente l'emergenza di un esordio psicotico. Sappiamo appunto che nella neurogenesi proprio quella è la parte in cui c'è una sorta di riprogrammazione del cervello, anche sulla scorta degli stimoli ormonali della pubertà, e quindi è anche il periodo e l'età particolare in cui i cambiamenti, gli stress, i traumi, insomma, che chiaramente l'uso delle sostanze che sta impattando tantissimo adesso nella nostra pratica clinica, vanno poi a determinare quella parte, quella zona di vulnerabilità a un episodio psicotico. Sappiamo che la durata della psicosi cosiddetta non trattata riduce, ed è una correlazione diretta, le chance di recovery. Ecco perché è molto importante intercettare il più possibile, cosa che per me che lavoro in un servizio territoriale di salute mentale ancora risulta in me abbastanza difficile, se non per il percorso che adesso sto avviando di collaborazione e di continuità con la neuropsichiatria infantile, ma sappiamo bene che spesso noi intercettiamo i pazienti o dopo un ricovero veramente grave, improvviso, in SPDC, e dopo già qualche anno in cui hanno visto psicologi, altri colleghi psichiatri privati e così via. Sappiamo che è una condizione molto seria, molto grave, che se non è trattata adeguatamente lifelong, cioè nel corso della vita, appunto può comportare un'elevazione del tasso di suicidi, di mortalità e riospedalizzazioni. Ma siamo qui in un congresso che parla di storia, 150 anni ed evoluzione. Ovviamente non vi parlerò di quando Pinelli liberò i primi malati psichiatrici alla fine del Settecento in un ospedale vicino Parigi. Chiaramente mi concentrerò, visto che sto parlando di trattamenti farmacologici, a partire dagli anni 60-90, in cui ovviamente il target principale era la risposta terapeutica, la diminuzione dei sintomi, 92.000 in cui appunto la remissione e quindi soprattutto dei sintomi positivi, cosiddetti sintomi positivi, comunque della gravità sintomatologica, sono stati l'obiettivo dei trattamenti, ad arrivare al 2000 ad oggi, dove anche grazie alle innovazioni farmacologiche, gli antipsicotici atipici di seconda generazione, long acting di terza generazione, ci hanno consentito di cominciare a parlare di funzionamento nella vita reale e di recovery funzionale. Per ricoveri dobbiamo intendere quindi non solo la pura remissione della malattia, un'assenza di sintomi, ma proprio vivere una vita piena, soddisfacente e produttiva che valga la pena di essere vissuta. Questa è una bellissima definizione che assolutamente è impensabile fino a almeno qualche decennio fa.
È possibile la ricovera nei pazienti con schizofrenia? A questa domanda già il professor Vita, che è stato relatore precedentemente, ma che comunque è uno dei massimi esperti col professor Barlati di ricoveri di riabilitazione, rispondono che sì, è possibile, a patto che innanzitutto ci sia un trattamento farmacologico che garantisca la remissione sintomatologica, una stabilità, a cui poi in un modello integrato, come oggi è diventato ormai di prassi nella nostra pratica clinica, un modello integrato multidisciplinare in cui oltre all'intervento farmacologico, al trattamento farmacologico, ci sia un intervento psicosociale e un'attenzione a tutte le condizioni ambientali. Ma a questo punto, partendo dal primo episodio e arrivando in cima a quella montagna dove c'è appunto la recovery intesa come vita autonoma, qualità della vita, cosa interviene, cosa va a ovviamente a creare il maggior problema, il maggior ostacolo a questo raggiungimento? Sono proprio quelle cause elencate lateralmente, e prima ovviamente la non aderenza al trattamento, però anche la perdita di efficacia, fattori concernenti la tollerabilità, gli effetti secondari che creano una discontinuazione dei nostri pazienti, fattori di vita stressanti e appunto l'abuso di sostanze. Anch'io citerò una charla, un'altra slide, ma anche io dirò che è molto importante, e questa è stata la vera prima rivoluzione copernicana, utilizzare le terapie long acting da subito, appena possibile dal primo episodio, senza aspettare un secondo episodio che sia distruttivo per il cervello. E, ovviamente in quella finestra di opportunità che vi ho mostrato precedentemente. Anche Staller rinforza questo cambiamento di paradigma, no? Per cui diceva benissimo il collega, colleghi di diciamo qualche anno in più a me, erano abituati a considerare le terapie depot, diciamolo tutto, come proprio l'ultima spiaggia, no? Quella che si utilizzava quando ormai insomma non si sapeva più quasi che cosa fare per trattare i nostri pazienti. Ora invece il paradigma è totalmente cambiato. Sappiamo quindi in conclusione che quali sono i vantaggi delle terapie di seconda generazione long acting? Beh, che prevengono le ricadute, hanno un'azione di neuroprotezione, riducono la mortalità e prevengono anche il suicidio, come da questo report del professor Pompili. Quindi vi parlerò in modo particolare del paliperidone palmitato, che ritengo essere una veramente potente opzione di trattamento nei pazienti con schizofrenia. Perché? Perché già dal primo episodio psicotico, già da subito, si può trattare, dopo aver ovviamente assaggiato per qualche tempo con l'orale, onde evitare effetti collaterali o indesiderati sul paziente, quindi già in un setting di acuzie, con una prima somministrazione a distanza di 4 giorni e la seconda somministrazione, abbiamo già l'efficacia del farmaco. Il percorso proseguirà poi nel setting territoriale, ma io anche inizio ovviamente il trattamento dal principio, per 4 mesi con la somministrazione mensile, che ci consente anche di adattare, visto che ci sono vari dosaggi, la formulazione proprio come un vestito su misura per i nostri pazienti, e appena sono trascorsi i 4-5 mesi, passare alla formulazione trimestrale, quindi allungare l'intervallo di somministrazione, come diceva prima il dottor De Berardis, quindi la terapia comincia a scomparire, ma che cosa? L'iniezione comincia a scomparire, la terapia c'è. Anzi, vi dimostrerò che la terapia a lungo dosaggio è ancora più efficace di quella mensile. Perché? Perché ci permette di mantenere una maggiore stabilità del paziente, di prevenire le ricadute e anche di attivare poi tutta una serie di, appunto, di percorsi di cura che poi ci consentono di raggiungere e recuperare il funzionamento. Mostro questo studio, Captatio Benevolentiae, perché ho partecipato insieme al dottor De Berardis a questo studio che già valutava l'efficacia del paliperidone mensile in un setting naturalistico, quindi uno studio multicentrico, naturalistico, retrospettivo, nel real world, e questi sono comunque gli studi che a me personalmente piacciono di più, perché noi siamo nel mondo reale, quindi quando si lavora sul mondo reale o abbiamo dati del mondo reale, sicuramente sono più vicini alla nostra pratica clinica.
Ovviamente con questo studio abbiamo potuto dimostrare non solo l'efficacia sui sintomi core della schizofrenia, ma quello era anche abbastanza scontato. Abbiamo dimostrato anche l'efficacia sui sintomi non core della schizofrenia, in particolare su alcune dimensioni affettive, ossessive, ma quello che vorrei sottolineare appunto è questa elevazione al 12 mesi della GAF che ha misurato appunto il funzionamento globale. Perché però l'efficacia dell'allungamento delle dosi è ancora più efficace di una dose mensile? E questa post hoc analysis in cui è stato messo a confronto lo stesso tipo di studio, quindi che è uno studio a doppio cieco con un braccio che poi continua la somministrazione della terapia orale, mensile e trimestrale sono affiancate, un braccio invece discontinua la terapia, quindi viene passato a placebo, possiamo osservare che il tempo medio di ricaduta con l'orale è di circa 2 mesi, con il mensile di circa 170 giorni, con il trimestrale di quasi un anno. E quindi la protezione delle formulazioni a rilascio più lungo c'è, è stata dimostrata, e questo è un notevole vantaggio per chi come me lavora in un setting territoriale dove comunque per varie ragioni spesso pazienti possono andare via, trasferirsi, allontanarsi, e quindi abbiamo tutto il tempo di recuperarli, di contattarli o di preparare magari anche dei passaggi di presa in carico. Ovviamente indirettamente potremo aspettarci, ma questo lo verificheremo, anche che il semestrale ci dia una maggiore garanzia di copertura in caso di discontinuazione. Mi piace mostrarvi anche questo studio perché è uno studio di un gruppo spagnolo, della Garcia Portilla, che ha lavorato con pazienti all'esordio, quindi nei primi 5 anni di malattia, con somministrazione appunto di paliperidone palmitato trimestrale, e è andata a misurare con la CGA e la PSP quali erano appunto i miglioramenti funzionali. Beh, se noi osserviamo dal basale alla colonna del 12 mesi, quello che mi preme farvi sottolineare è che sommando i punteggi sicuramente il 74% a 12 mesi ha migliorato il suo funzionamento, e in maniera molto evidente, se vedete la parte alta degli istogrammi con quelli col giallo oro, il passaggio dal basale di 3 a 19,8, quindi quasi un 20% in più, che arriva a un funzionamento con la PSP, se la conoscete, di 91-100, che probabilmente è quasi il mio funzionamento o di qualcuno di voi, è veramente un notevole vantaggio. Questo è lo studio PINQ, sono affezionata a questo studio perché è uno studio a cui io ho partecipato, è uno studio multicentrico, osservazionale, retrospettivo, europeo, che è andata a valutare l'impatto della riduzione della frequenza delle somministrazioni del trimestrale, non soltanto dal punto di vista del paziente, ma anche dal punto di vista del clinico, del NARS, cioè dell'infermiere e del caregiver, che non dobbiamo mai dimenticare quando noi lavoriamo in un setting territoriale, l'alleanza terapeutica va fatta col paziente, ma il coinvolgimento della famiglia è molto importante. Questi appunto sono i siti, capofila il professor Vita, abbiamo partecipato con un contingente di 37 pazienti. Cosa abbiamo rilevato? Qui sono messi a fianco, diciamo, tutti i punteggi delle risposte, delle valutazioni fatte dal paziente, dal clinico, dall'infermiere e del caregiver. Quello che è un po' comune a tutti è che sicuramente questa formulazione aiuta a vivere più normalmente possibile ed è molto conveniente per il paziente. Ma soprattutto che, con una lieve differenza ovviamente, perché la percezione del paziente rispetto a quello degli altri agenti, che sono il clinico o il familiare, anche se leggermente inferiore come sensazione di sentirsi migliorato, di sentirsi attivato, in realtà, parlando già di pazienti stabilizzati col mensile, anche qui è un notevole risultato. Così negli item che andavano a valutare le attività sociali e la maggiore attivazione possiamo osservare un miglioramento
e anche la riduzione dello stigma del percepito. Ma continuando sul percorso di cura e sulla strada verso l'innovazione, ecco quindi arrivare il semestrale. Questo è lo studio registrativo che è stato effettuato a livello internazionale, ha partecipato la professoressa Galderisi per l'Italia. In questo studio, che ha ruolato oltre 178 pazienti, è stato appunto valutata la somministrazione e l'efficacia del semestrale in doppio cieco, ma quello che è importante considerare è il prolungamento che c'è stato in open label di questo studio. E quindi quello che possiamo osservare è che mentre nello studio doppio cieco chiaramente avevamo un studio sull'efficacia e sugli effetti collaterali, legati però a un anno solo, no? Che era il tempo e la durata dello studio registrativo, nell'open label questo intervallo di tempo si è prolungato a 24 mesi, quindi già possiamo dire che abbiamo 3 anni comunque in cui i dati di efficacia a parità di effetti collaterali sono appunto quelli di sicurezza, efficacia nel lungo termine e bassi tassi di ricaduta. Ma qui arriviamo alla mia casistica personale. Qui ho messo insieme un po' di dati raccolti nel mio setting territoriale, nel mio ambulatorio, nel mio centro di salute mentale, con 20 pazienti che ho switchato appena possibile, quindi circa un anno fa, al paliperidone palmitato semestrale. Qui ci sono un po' le caratteristiche dei pazienti, il range di età, il sesso, il numero di pazienti che, giovani che avevano meno di 5 anni di malattia, erano il 30%, così quelli che avevano un precedente uso di sostanze, il passaggio di dose, quindi quelli dal 350, che era la dose di trimestrale, sono passati al 700 e che casualmente sono proprio 10-10, e quelli che dal 525 invece sono passati a 1000. In monoterapia sono 9 pazienti, quindi quasi la metà, in combination therapy 11, ma per combination che cosa intendo? Stabilizzatori dell'umore, litio rilascio prolungato, lamotrigina o valproato, e solo 2 pazienti con una modica aggiunta di clozapina, ma pazienti abbastanza gravi, quindi con 150 mg di clozapina, e altro antipsicotico di seconda generazione. Cosa vi posso raccontare? Vi racconto che questi 20 pazienti a cui è stata offerta la possibilità di passare al semestrale l'hanno accettato di buon grado, ma questo non è stata una cosa scontata, questo è un po' il frutto di un percorso secondo un approccio comunque assertivo e nell'ambito della shared decision making costruzione di un percorso di cura individualizzato, di un'alleanza terapeutica che si è già avviato precedentemente. Ovviamente le ragioni dello switch sono la riduzione delle somministrazioni, non è poco passare da 12 somministrazioni poi a 4, poi a solo 2 somministrazioni, la compatibilità quindi con le loro attività, e quindi è come se si fossero ricentrati ancora di più su se stessi, sui loro obiettivi, gli obiettivi di vita, di lavoro, di ripresa degli studi, e ovviamente si sentono meno stigmatizzati e più normali. Questa è la cosa che mi trasmettono e mi raccontano sempre più spesso. Ovviamente la frequenza delle visite non si è modificata, un po' perché io stavo testando con le scale l'andamento ovviamente di questo farmaco, ma anche perché i contenuti sono cambiati, cioè all'interno delle visite si parla molto di più dei loro contenuti cari, insomma dei loro problemi, della loro vita, dei loro obiettivi, e questo anche nel rapporto con il personale tutto del servizio, con gli infermieri, è davvero molto più gratificante. Stiamo misurando appunto con la CGI e la RAS, che riguarda la recovery, la PSP, anche se
ci saranno dei ulteriori miglioramenti proprio testati di questo funzionamento. E vi dico anche, vi preannuncio, che questi dati che io già sto raccogliendo probabilmente confluiranno in un lavoro che, con altri colleghi che stanno iniziando a utilizzare questa formulazione, probabilmente appunto confluiranno in uno studio anche qui multicentrico, retrospettivo. Per quanto riguarda la sicurezza, non ha avuto nessun effetto particolare, nessun effetto avverso, e nessuno dei pazienti ha voluto interrompere il trattamento. Il gradimento è molto alto, sto somministrando il TSQM a 9 item, che va proprio a indagare il loro gradimento, ma già diciamo in maniera naturalistica quello che mi viene riferito da loro e anche dai familiari è sicuramente un alto gradimento per questo tipo di somministrazione. Leggero aumento di peso per qualche paziente. In realtà questa ulteriore stabilizzazione, questo ulteriore centrarsi sui contenuti e sulla vita reale dei nostri pazienti ci ha permesso anche di lavorare di più su uno stile di vita sano, quindi su un'adeguata alimentazione, l'esercizio fisico e anche la riduzione del fumo e delle sostanze. In conclusione, io sono qui a raccontarvi che nella pratica clinica la formulazione semestrale è davvero efficace, molto ben tollerata ed è un'opzione veramente importante da conoscere e da presentare ai nostri pazienti, soprattutto, e io penso a quei pazienti che all'esordio psicotico noi accogliamo pieni di angoscia per una diagnosi così grave, così importante, l'ansia delle famiglie, quale sarà il futuro, quale sarà la possibilità di vita. Già prospettare un percorso che, diciamo, parte da una somministrazione orale, poi per 4 mesi mensile, poi trimestrale e poi semestrale, devo dire che è un sollievo anche, è una sensazione davvero importante anche di sollievo e di speranza per il futuro dei nostri pazienti, quindi ovviamente una normalizzazione della loro vita. In conclusione, prendo a prestito le parole di un poeta a me molto caro, che è Pablo Neruda, e vi do questo messaggio: ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo, ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l'incanto negli occhi la legga e gliela racconti. Quindi la narrazione, le storie dei nostri pazienti è quello che noi cerchiamo di fare tutti i giorni. Vi ringrazio per l'attenzione.